Gigi, ho una domandona per te. Una domanda di quelle... Boia. Quando parti così io c'ho già paura. È una di quelle domande, vai tranquillo, che non ha una risposta. Nessuno... Ah, quindi il video seguirà con un silenzio di tomba per un paio di minuti. Puntini. Però vi metto una musichetta. Domanda è questa. Il buon Tiger Woods, niente po' di meno Tiger Woods, ha raggiunto la bellezza di 14 tornei major vinti. E gli intenditori di golf, ok, dicono che il suo obiettivo principale è raggiungere Jack Nicklaus a 18 major. Ok. E questo sembra ormai assodato come essere l'obiettivo focus della carriera di Tiger Woods. Ti faccio questa domanda. Yes. Ma se lui avesse raggiunto i 18 major, o anche fatto 19-20, dici che si sarebbe accontentato di essere a quel punto a tutto tondo il giocatore più forte di tutti i tempi, o avrebbe cercato comunque di andare ancora più in là? Allora, faccio un passo indietro e ti dico che secondo me, per quello che Tiger ha portato nel mondo del golf, nell'era in cui ha giocato, è un peccato che non abbia quantomeno pareggiato i famosi 18. Vero. Perché secondo me, io non sono mai stato un amante, l'ho sempre detto, mazzi. Tiger non è il mio giocatore preferito in niente, o in poco, però è indubbio che abbia aiutato il golf tantissimo. E non solo, lo aiuta e ancora e con buona probabilità lo aiuterà per ancora degli anni, speriamo. Sì, anzi, dove volevo arrivare. Secondo me gli mancherà questa cosa, perché secondo me non ci arriverà, non riuscirà a vincere altri 4 major. Adesso fa un pilota di 5 di fila appena esce. Ma io lo spero, io spero addirittura che riesca a fare il grande slam, che alla fine non è riuscito a fare, perché ne ha fatti 3 più 1 dell'anno successivo. Ha fatto il Tiger Slam. Però secondo me il vero apporto che in questo momento potrebbe dare al golf, e che forse è quasi più prezioso e rimarrà ancora di più nella testa dei giocatori che non il Tiger golfista, è il Tiger filantropo del golf. Lui ha un peso nel mondo del golf tale per cui, se decidesse di aiutare il golf a prendere una piega ancora più aperta, perché in realtà negli Stati Uniti è già così, probabilmente ci riuscirebbe. Se portasse avanti delle scuole di golf per ragazzi anche disagiati, con problemi, come in realtà già fanno moltissimi professionisti sudafricani, sono specialisti in questo, perché vabbè, arrivano da un posto dove quel problema è più sentito. Però secondo me quello che veramente può darci ancora Tiger tanto è da quel punto di vista, più che dal punto di vista del gioco. E io ti aggiungo che secondo me ha un peso così importante che lui potrebbe, non dico da solo ma quasi, decidere dove portare l'ambiente golf. Quindi lui potrebbe aiutare il mondo del golf a essere più propenso a un gioco atletico, come essere più propenso a un gioco, diciamo, di fino, di manualità, perché è uno che quando mette becco su qualcosa e alza un attimo la voce, molti lo ascoltano. Sì, non arriva neanche a dover alzare la voce, in realtà perché appena parla è già voce alta. Esatto. Come lo è stato Jack Nicklaus, e tuttora lo è, dove qualsiasi frase ancora dica Jack Nicklaus comunque viene pesata molto di più di qualsiasi altro giocatore. Esatto, la parola giusta è che ha un peso specifico nel mondo del golf. Importantissimo. Imbarazzante. E allora, per chiudere, la domanda te la rigiro io. Secondo te Tiger riuscirà a tornare il Tiger vincitore importante anche magari in un major? Allora, secondo me Tiger riuscirà a livello di gioco ancora a dire molte cose. Poi il gioco del golf purtroppo è così vario che lui potrebbe anche arrivare a vincere altri 2 o 3 major facilmente, come anche arrivarci semplicemente vicino giocando molto meglio di tutti gli altri. Su quello non si può dire. Ma secondo me a livello di non gioco avrà tantissimo da dire. Tutto sta se riesce lui a motivarsi abbastanza da voler diventare il leader indiscusso di questo gioco, fuori e dentro al campo. Come lo è stato dentro al campo negli ultimi 20 anni, lo potrà diventare nei prossimi 30, stando al di fuori. E voi, cosa ne pensate? Tiger tornerà a vincere un major? Scrivetelo qui sotto nei commenti e ci sta!